L'estate io l'adoro per una cosa principalmente, non per il cocomero, non per queste cose, la pesca, no, i friggitelli. Ma quanto sono buoni, quanto sono belli, fighissimi. Oh, questo è come deve essere. Vedete, la pelle è tiratissima. Volete sentire se scroccherello? Scrocchierello? Scrocchiarellissimo, freschissimi. E vedete anche dal taglio del picciolo, vedete qui, guardate qua. Il taglio è fresco, quindi friggitelli, però è troppo semplice, quindi l'ho arricchita sta ricetta, friggitelli. Poi ho trovato questi peperoncini dolci, quindi farò un mix di quelli buonissimi. Peperoncino fresco, rosmarino, cipolla, aglio, ma poi c'è un'altra cosa, il pannicolo. Eccolo qua, mia madre lo fa proprio buono, 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 buono. Quindi oggi che facciamo? Friggitelli, peperoncini dolci e pannicolo. Adesso la ricetta semplicissima e estiva, buona 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 buona. Iniziamo subito con la cottura dei friggitelli e peperoncini dolci, perché questa qua è la musica nostra, vai. Olio quello buono, abbondante, perché qua dobbiamo fare una sorta di frittura dentro la mia bella padella, qua. Poi che fa questo olio, lo lasciamo così, non lo profumiamo? Sempre. L'aglio, quindi olio siciliano, aglio di siciliano, lo metto qui, bello. Poi, peperoncino fresco, qua, spaccato a metà, così. Questo è un po' piccante, eh? Poi, qui adesso devo andare fortissimo. Ora quindi comincio a mettere i friggitelli, che mo scoppietteranno perché sono un po' bagnati e non lavati. Poi, sti peperoncini dolci, guardate qua. Ma pensate che panino che ci può venire qua. Ma un po' di cipolla ce la mettiamo? Certo, così. Guardate, grossolana. Così. Che musichetta ho, vai, guardate che bello, guardate i colori, stupendo, bello. Poi giriamo, sentite che rumore? Oggi proprio pancia mia fatte capanna, ne farò del male proprio, sono goloso, io devo farlo, sono goloso. Adesso li lasciamo cucinare piano piano, come piace a noi, coperchio, così copriamo. Piano piano li facciamo andare, abbasso di un poco, proprio di un poco, a 8 lo metto, questo. E adesso passiamo ad un'altra cosa che io adoro, adoro, e che voi troverete pochissimo al reparto macelleria o dal macellaio. Si chiama pannicolo. L'ho marinato perché così prende ancora più gusto, è saporitissima questa carne, perché è ricca di sangue e di ferro, è stupenda. I macellai se la mangiano loro. È uno dei miei pezzi che tra questo e la coda della pezza, che è la coda dello scamone, non si trova mai in macelleria, perché la mangio loro. Metto a marinare con olio, poi peperoncino, così, veloce. A me piace tantissimo, lo sapete, no? Sono appassionato. Aglio, tanto intero, così. Cipolla, bella, guardate che bella, rossa, così stupenda. E rosmarino, eccolo qua. Giriamo bene, facciamo bene insaporire tutto quanto. E tra una mezz'oretta lo mettiamo a cuocere, sarà buonissimo. Guardate qua, padella in ferro. Guardate che bello così. Ah, questo è quasi fatto. Lo lascio bello succoso, 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 succoso. Ah, questa è pronta, la metto qua. Un po' di sale adesso, poco poco. Un goccetto d'olio. Allora, adesso faccio vedere una cosa. Vedete qua com'è? Le fibre sono tutte quante così. Noi andiamo, quando le fibre sono così, andiamo a tagliarle in questa maniera. Mamma mia, che spettacolo. È bella umida, guardate qua, e mo aspettiamo i friggitelli. Sale, eccoci qua, belli, che spettacolo ragazzi, che bellezza. Pure quello grande mettiamo.
E adesso assaggiamo la parte più bella. Questi piacciono così. Caldi, sono caldi. Un altro pochetto di sale. Ci vuole. L'estate, ragazzi. L'estate. Allora, quindi. Stagione, mi raccomando, la stagione è importantissima, quindi tutti i prodotti stagionali che costano anche poi il giusto, il panicolo dovete provarlo che è buonissimo e i friggitelli che so, il mio sogno estivo, mi raccomando rifatelo, buonissimo. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo, quindi iscrivetevi al mio canale così non vi perderete mai più un mio video e poi commentate che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti e poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.